Sono 32 i casi di positività rilevati nell'ultimo bollettino Covid in Abruzzo attraverso l'esame di 3.969 test, 2.195 molecolari, 1.774 antigenici, con un tasso di positività dello 0,8%, che dunque scende rispetto all'1,32% registrato ieri. Positività di età compresa tra 6 e 77 anni. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 75.103, numero che risulta inferiore in quanto sono stati sottratti due casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra regione. Non si registrano nuovi decessi? Circa il confronto con la settimana scorsa si verifica un aumento dei contagi pari a 206, in crescita rispetto ai 185 della settimana precedente. Per la seconda settimana consecutiva non si registrano decessi e il numero totale di vittime contagiate dal Covid resta di 2.512. Inversione del trend per i ricoveri ospedalieri. Dopo diverse settimane di flessione, quelli ordinari tornano a segnare un più 5 rispetto a 7 giorni fa. Sono ora 26. Invariato il numero di quelli in terapia intensiva con un solo ricovero attivo. I dimessi guariti settimanali sono stati 173 e così gli attualmente positivi in Abruzzo sono saliti di 33 unità. In isolamento ci sono 879 pazienti, più 28. Circa l'aumento dei casi, la provincia che ne conta di più è quella di Teramo, 87, seguita dall'Aquila, 68, Chieti, 33 e Pescara, 17. La ripresa della crescita dei contagi trova anche riscontro nel monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, con l'Abruzzo che viene classificata regione a rischio moderato assieme a Campania, Marche, Veneto, Sicilia, Sardegna e le province di Trento e Bolzano. Anche se, si specifica sempre nel monitoraggio, nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Resta evidente l'impatto della variante Delta. Ne ha parlato stamani proprio il manager della ASL di Teramo, Di Giosia, che invita la popolazione a proseguire nelle vaccinazioni. Dagli ultimi dati c'è un lieve aumento. Soprattutto emerge dai sequenziamenti che facciamo con l'IZS che trattasi della variante Delta, della variante indiana. La maggior parte, oramai il 91% dei casi che tracciamo, si riferiscono a questo tipo di variante. E va posta molta attenzione a questa problematica e quindi stiamo mettendo in campo tutta una serie di attività di tracciamento, di sorveglianza attiva. L'UCAT ha ripreso appieno la propria attività di controllo del territorio. Una situazione che va molto attenzionata, però qui ci porta una riflessione, cioè la gente deve vaccinarsi. Se la gente non si rende conto che si deve vaccinare, ma non solo per se stessi, ma anche per salvaguardare la salute degli altri. La campagna vaccinale ha avuto una battuta di arresto, visto le situazioni comunicative su alcune tipologie di vaccino che ci è stata. Però adesso cerchiamo di riprenderla sia attraverso l'azione di convincimento che stanno portando avanti i medici di base, e sia attraverso la nostra azione di tornare a gestire bene il territorio, a essere presente sul territorio anche, come hai detto tu, con il camper, con queste, come possiamo dire, metodologie che vanno a incentivare la popolazione a vaccinarsi.